Nel precedente episodio, i ragazzi hanno dovuto recuperare la Pokéball antica di Roy che era stata rubata da un amico di Diana. In questa puntata, Oria si ritrova a dover risolvere diversi problemi sull'aeronave, mentre in lontananza inizia a intravedersi la fabbrica verso la quale sono diretti. Nonostante l'imponente struttura, Oria sembra essere piuttosto scettica nei confronti di come questa funzioni, finché non si alza una delle saracinesche. Una ragazza di nome Karna accoglie il gruppo dei locomonauti all'interno della fabbrica, preparando loro del tè e spiegando ai ragazzi che non sapeva che il vecchio signore fosse appunto un truffatore. Roy mostra subito alla ragazza la sua particolare sfera, e nonostante neanche lei riesca a capirci qualcosa, è entusiasta per il solo fatto che qualcosa del genere esista, e mostra a tutti un lotto di Pokéball particolari create da lei, con Roy interessato a provarle per esercitarsi nel lancio delle sfere. Mentre il ragazzo va all'aperto, la macchina che utilizza Karna nel creare sfere per le tante ordinazioni ricevute comincia ad emettere dei suoni strani, e per questo Oria si offre di effettuare un po' di manutenzione, riuscendo ovviamente a sistemarla per quanto possibile, chiedendo anche l'aiuto agli Elekid e Magby della ragazza. Intanto, Roy si esercita nell'usare le diverse Pokéball con ognuna una peculiarità, come la Rocket Ball che vola più veloce, la Boomerang Ball che torna verso l'allenatore e la Bomb Bomb Ball che esplode quasi subito, tutto mentre viene osservato a distanza da un Pokémon. Sull'aeronave, Friede, Molly e Murdock discutono di come tutti stressino Oria chiedendole continuamente aiuto, questo mentre Karna le chiede proprio di rimanere con lei in fabbrica ad aiutarla e a formare una squadra inarrestabile, con Liko preoccupata che possa lasciare la ciurma. Roy intanto lancia anche una Chase Ball che insegue i Pokémon nelle vicinanze, finendo per colpire il mostro lì vicino, che si rivela essere un Weezing di Galar che inizia ad inseguirlo arrabbiato. In un momento di pausa, Oria inizia a raccontare a Liko come mai abbia iniziato a viaggiare con Friede, nonostante avesse un lavoro che la rendesse felice, ma ogni tanto si ritrovava a pensare se quello fosse davvero ciò che lei voleva nella sua vita. Quando il professore le chiese di costruire l'aeronave, la ragazza fu entusiasta di lavorare ad un progetto così importante e per lei fu come una scintilla. Ad interrompere le due arriva però Roy che sta scappando da Weezing, con Oria che interviene grazie al suo Metagross che lo mette KO. Il Pokémon però torna alla carica e stavolta assieme a tanti altri esemplari in suo aiuto, ma ci pensa il solito Capitan Pikachu a fermarli. Gli avversari continuano però ad apparire senza freni, ma per fortuna a Friede viene in mente una grande idea e chiede ad Oria di mandare in tilt la macchina di produzione, facendo così uscire una grossa quantità di fumo che attira i Pokémon selvatici, dato che i Weezing di Galar mangiano le particelle che contaminano l'aria per rilasciare aria purificata. Al tramonto, con i Pokémon che restano lì a purificare la zona, Oria declina l'offerta di Karna, la quale però ci tiene comunque a regalare una particolare Pokéball alla ragazza. Riprendendo il discorso con Liko, Oria le dice che salire a bordo della nave le avrebbe permesso di fare tante cose per la prima volta, e questo per lei fu uno stimolo importante nel prendere la sua decisione, simile a quanto fatto da Liko all'inizio della sua avventura. E intanto i membri continuano a chiedere aiuto proprio ad Oria per la manutenzione dell'aeronave. Questa puntata, per quanto mi riguarda, è uno degli esempi migliori su come siano differenti gli anime di Ash e Liko. Un episodio che di base si potrebbe considerare tra virgolette filler, ma in realtà ci ha permesso di approfondire di più il personaggio di Oria con la sua storia, facendoci anche vedere spunti interessanti come la fabbricazione di Pokéball totalmente diverse da quelle che conosciamo e che spero vivamente qualcuna di esse possa diventare anche canonica all'interno dei videogiochi. Pikachu purtroppo è ancora una volta intervenuto a salvare la situazione, ma almeno in questo caso è stata completamente portata a casa grazie a un'idea davvero geniale di Friede, e chissà se quella sfera che è stata donata alla ciurma verrà utilizzata in futuro, tra l'altro con un design che io amo. Mi sento di dire ovviamente in questo caso di sì. Il voto che do a questa puntata è un bel 7. Nel prossimo episodio, un Pokémon misterioso si aggirerà per la nave causando scompiglio ai Pokémon a bordo. Segui il continuo della storia nel prossimo In Sintesi e attiva le notifiche al canale per non perdertelo.